Seguitemi i tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo. Oggi in questo video voglio parlarvi di come si imbuca biglia su biglia. Ok, abbiamo la nostra biglia battente, la biglia che colpiamo è quella da imbucare. Voglio spiegarvi alcuni accorgimenti, alcune particolarità che ho notato su questo colpo che ci capita abbastanza spesso in partita. Un'altra cosa, voglio salutare e ringraziare tutti gli ultimi iscritti al canale, mi fa molto piacere, sono molto contento che vedo che aumentate poco alla volta e sono contento di condividere la mia passione con voi. Un'altra cosa, se avete delle domande, dei commenti, delle curiosità, non esitate pure a scrivermi un messaggio su YouTube o sui social, che io se so vi rispondo ben volentieri, se no altrimenti vado a informarmi, cerco di migliorare quell'aspetto lì e ne parliamo, ok? Allora, iniziamo l'allenamento, ragazzi. Guardate, il primo tiro praticamente. Vediamo l'effetto, cosa capita. La biglia qua 9 andrà in buca sicuramente. La biglia 1, facciamo un tiro per fermarla lì e un tiro per mandare in buca anche la biglia 1. Allora, se colpiamo sotto, io la mia biglia battente la colpisco sotto, automaticamente la biglia gialla, la biglia 1, dovrebbe andare in buca. Guardate. Ok. A colpirla sotto. Perché? Perché c'è una rotazione che compie, ovviamente. Ovviamente quando la colpiamo sotto, la biglia arriva dall'esatto opposto alla biglia, dall'esatto effetto opposto alla biglia che colpiamo. Dunque, è come se colpissimo questa con un colpo in testa. Se invece la colpiamo sopra la nostra biglia, cosa accade? Guardate. Si ferma, adesso lasciate stare che è entrata anche per il continuo della gialla, però la biglia si è fermata. Guardate, colpiamo sopra in testa. Avete visto la biglia? Dunque, ricordatevi, si colpisce sotto la vostra biglia, quando colpiamo sotto la biglia gialla va avanti. Quando la colpiamo sopra, la biglia gialla tende poi a fermarsi. Ok, adesso parliamo di un altro esempio. Guardate un altro esempio. Piazzate la stecca sulla biglia 9, diritta verso la buca. Girate sulla biglia gialla, ripiazzate la punta della stecca sulla biglia gialla e rigirate sulla biglia bianca. Ok? Ok, molto bello è questo, però è molto difficile. Si sbaglia diverse volte. Dirvi una percentuale di riuscita, direi un 30% su 10 tiri riesce 3 volte. Guardate, riproviamolo. Tac, ripiazziamo su questa, torniamo indietro, riposizioniamo. Però due volte, buono, riposizioniamo, ok, guardate, è molto importante con la punta della stecca mirare la biglia 9, alzare, spostarsi, tornare indietro e riposizionare il punto lì e di nuovo riallinearsi. Questa qua l'abbiamo sbagliata. Ok, tenete presente che io ho visto sempre fare questo tiro qua, in questa maniera qua, che uno guarda, poi prende la misura così, giusto? Guarda il punto dove vuole tirare e poi mira in questa maniera qua, ok? Però è molto più difficile così. Invece in questa maniera qua, ragazzi, è molto più facile. Guardate di nuovo, tac, girate, tornate indietro, riposizionate la punta senza muovere tanto la stecca, di nuovo
prendete sempre, ok? Cambiamo soluzione da un'altra parte del campo. Ipotizziamo di essere messi così, ok? Che abbiamo la 9 che ci istruisce la buca, ok? O che dobbiamo andare a colpire una palla in questa maniera qua. Guardate, facciamo così, ecco, incliniamo anche questa di qua, così c'è un zigzag. Guardate, come vedete vado molto vicino alla buca, cioè in questa maniera qua le biglie le prendete sempre. Proviamo un'altra soluzione, ok? Proviamo questa. Guardiamo bene la 9, la miriamo così, ok? Alziamo la stecca, giriamo senza muovere la punta della stecca il meno possibile, portiamo indietro, ok? Giriamo di nuovo. Ok, non bisogna brandeggiare in questo tiro qua, perché sennò ci si scompone, che già è difficile così. Proviamo di nuovo. Ok. Punta. Giriamo senza muovere la punta. Torniamo indietro, riposizioniamo la punta. Giriamo di nuovo sulla nostra biglia. Ok. Ok, la biglia si prende sempre comunque. Riproviamo un'altra soluzione. Punta. Giriamo. Torniamo indietro. Ok. Come vedete, la biglia si va sempre a colpire. Ed è importantissimo questo. Proviamo di nuovo. Ultima prova. Ok. Torniamo indietro. Ok. Ok. Come vedete, serve sia per imbucare, ma anche per andare a prendere una palla se ci troviamo in una difficoltà che dobbiamo spostare una palla, ok. Allora, per oggi questo video qua è stato fatto, vi ringrazio tanto di aver guardato il video fino qua, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla grande, buon biliardo a tutti, ciao ragazzi!